Buongiorno e ben sintonizzati su Ok Italia Parliamo. Nel nostro ospite oggi per la trasmissione di approfondimento sul tema economico abbiamo Andrea Ferretti, economista, docente all'Università di Verona e anche all'Innovation Academy di Trentino Sviluppo. Benvenuto ad Ok Italia Parliamo, Ferretti. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ferretti, parliamo subito di imprese perché in questo momento sono veramente in grande difficoltà e hanno una grande preoccupazione sul futuro. Ricordiamo che la quasi totalità delle imprese ha subito perdite nel 2020 che oscillano dal 30 al 90% rispetto al fatturato del 2019. Per non soccombere si sono affidate al proprio coraggio, ricorrendo prontamente anche al debito bancario che, grazie alla garanzia dello Stato, sono riuscite quasi sempre ad ottenere. Tutto questo però è stato fatto sperando di vedere una luce e immaginare un dopo che arrivasse molto velocemente, ma a distanza di un anno le imprese che sono state costrette per motivi di sicurezza nazionale, possiamo dire così, a causa della pandemia, a chiudere o a lavorare soltanto in maniera parziale, si ritrovano punto e a capo. Perché punto e a capo? Perché avranno obbligatoriamente il bisogno di ricorrere ad ulteriore credito bancario. Ferretti, le chiedo, con questi risultati che possiamo, senza rischio di essere smentiti da nessuno, definire disastrosi anche a fronte di un calo vertiginoso dei fatturati, le banche su quali presupposti potranno erogare ulteriori credito? Sì, sicuramente questo è il problema che dovremo affrontare. Allora, le banche, almeno i grandi sistemi bancari, erogano il loro credito anche in base a quello che è detto un sistema di rating interno previsto dalla vigilanza, approvato dalla vigilanza, eccetera. Il rating che la banca fa, crea su, ad esempio, l'azienda Andrea Ferretti, è un rating che prende le proprie informazioni dai bilanci, dalla centrale rischi e da quello che viene definito l'andamentale interno, cioè il rapporto quotidiano banca-impresa, lo sconfinamento, lo sconfinamentino, l'utilizzo a tappo dei fidi, un autoliquidante anche gestito correttamente e cose di questo genere. Questa parte dell'andamentale interno, quindi il rapporto quotidiano banca-impresa, per una piccola azienda va a incidere nella formazione dei rating anche per un 70%, e quindi è qui che dovremo puntare l'attenzione. Ciò detto, gli algoritmi dei rating, Assifond mi diceva l'altro giorno, ma si possono cambiare i sistemi, gli algoritmi dei sistemi di rating per calcolare, per tener conto del Covid? E gli ho detto no, i sistemi di rating, gli algoritmi sono quelli, perché sono stati creati in 2 anni, sono stati testati per 2 anni, approvati dalla vigilanza, quindi quelli sono e quelli ce li teniamo. Però all'interno del corridoio creato dal sistema di rating, all'interno di questo corridoio, sicuramente il rapporto banca-impresa durante una pestilenza deve avere una evoluzione, deve modificarsi quasi geneticamente. Come deve modificarsi? Uno, direi che innanzitutto in presenza di una pandemia il numeretto rating deve lasciare più spazio all'uomo, alle cubrazioni dell'uomo. Perché? Perché se tu hai 10 posizioni e in tempi normali una inizia ad avere dei problemi, il rating te lo segnala e tu ti concentri su quella per vedere cosa succede. Sì. Ma se tu hai 10 ristoranti e il lockdown te li chiude tutti e 10, ovviamente il rating va a fondo scala su tutte e 10 le posizioni e allora il numeretto perde interesse, perde significato. E allora che succede? Che deve entrare, il numeretto deve lasciare più spazio all'uomo, al gestore della relazione, che deve entrare e vedere posizione per posizione. Magari vedrà che 8 posizioni sono effettivamente in difficoltà per il lockdown e quindi vanno sicuramente supportate e sostenute. 2 magari avevano i problemi anche prima del lockdown, erano già decotte prima, non c'è più niente da fare, un indebitamento insostenibile, imprenditori poco attenti. Ecco, non si può mandare avanti anche queste posizioni qui, su quelle bisogna trattarle diversamente. Quindi il numeretto deve lasciare più spazio all'uomo. 2, a questo punto il sostegno in tempi di pestilenza della banca deve essere diversa dalla situazione in tempi normali, perché in tempi normali, a fronte di Andrea Ferretti che fa uno sconfinamento qua là, beh, la banca ovviamente interveniva magari anche in maniera
piuttosto dura, un po' a gamba tesa per recuperare la sua posizione. In fondo sono dei privati. Ma in una situazione di pestilenza come l'attuale, io lo dico per accentuare la problematica, voglio dire, le cose cambiano e un intervento a gamba tesa può non avere nessun risultato. Anzi, sapete qual è l'unico risultato? Che forse si manda quella posizione in sofferenza, e quando la mandiamo in sofferenza entra in credito deteriorato, e abbiamo già visto che crea i problemi all'azienda ma anche alla banca, che però deve iniziare a fare accantonamenti molto forti. E allora qual è il punto? Che durante una pandemia come questo deve cambiare l'atteggiamento della banca, che deve supportare le aziende ritenute ancora valide ma in difficoltà da Covid fino alla fine dell'emergenza. E questo è il discorso fondamentale che non può essere trascurato. Quindi una metamorfosi proprio del rapporto banca-impresa durante una pandemia. Quindi l'importanza dell'aspetto umano anche nella valutazione, ma a questo punto ritorna preponderante. Più che mai in un periodo come questo. Il numeretto deve lasciare più spazio all'uomo. Molto bene. La vedo proprio così. Penso che sia anche l'ultima strada da poter percorrere. Ma c'è un altro aspetto importante, Ferretti. La legge di bilancio ha previsto l'estensione al 30 giugno del 2021 del termine della moratoria, che ricordiamo era stata introdotta dall'articolo 56 del decreto Cura Italia, poi già prorogata successivamente con l'articolo 65 del decreto agosto, che aveva portato due scadenze diverse, una al 31 gennaio del 21 per le imprese del settore turistico e poi fino al 31 marzo 2021 successivamente. Ecco, la domanda che le faccio: la moratoria ha disposto, che cosa ha fatto la moratoria? Ha disposto sostanzialmente la sospensione del pagamento in linea capitale e interessi, oppure su richiesta specifica del debitore soltanto per la quota capitale, delle rate dei finanziamenti, e allo stesso tempo anche limitato, possiamo dire, il diritto di revoca da parte della banca dei fidi di cassa a revoca e anche dei fidi per smobilizzo dei crediti a revoca. Molte imprese però, Ferretti, e sono tante quelle che scrivono alla nostra redazione, si interrogano su cosa potrebbe accadere nel malaugurato caso, e tutte le imprese sono in trepidante attesa, in cui la moratoria in scadenza al 30 giugno non dovesse essere prorogata. Secondo lei cosa può succedere? I problemi sono due. Innanzitutto, effettivamente, noi abbiamo concesso qualcosa come 300 miliardi di moratoria a 2 milioni e 7 di posizioni, quindi parliamo di cifre sicuramente importanti. Qual è il problema? Che queste moratorie, che sono già state concesse da qualche tempo, ovviamente iniziano a scadere, e da marzo a giugno scadranno tutta una serie di moratorie, e allora lì bisogna assolutamente fare qualche cosa. Quindi da una parte il governo dovrà intervenire per di nuovo rinnovare queste moratorie, perché se non le rinnova la banca può fare solamente due cose. Uno, ti impone il pagamento delle rate, ma mi sembra una cosa impossibile in questo momento, oppure ti deve mettere in sofferenza. Ma al solito, mettere in sofferenza un ristorante che è chiuso per il lockdown, voi capite che non ha senso in un certo senso. Ecco, gioco di parole, non ha senso. E quindi ovviamente nemmeno questa strada può essere percorribile. Quindi assolutamente queste misure che sono state eccezionali, che sono state, vanno assolutamente prorogate, e non dubito che verranno sicuramente prorogate. Però abbiamo un secondo problema. Questo è sul fronte interno. Esiste un fronte esterno, che è quello della vigilanza, quello dell'EBA, European Banking Authority. Che è il problema principale, proprio per le banche, diventa il problema per le banche. Diciamo tutte e due le cose, diciamo. Perché se, dicevo, l'EBA è quella che detta le norme a cui poi le regole a cui le banche devono attenersi. Giusto. E al momento l'EBA ha assunto su questo discorso delle moratorie un atteggiamento più soft. Perché? Perché in tempi normali, se Andrea Ferretti è un soggetto in difficoltà finanziaria che ti chiede una misura di tolleranza come una moratoria, secondo le normative di vigilanza, la mia posizione di Andrea Ferretti andava marchiata con la lettera scarlatta, dico io, come quella dell'adultere americana del 1600, con la lettera del credito forborne, cioè del credito tollerato, del credito che è stato aiutato.
cosa succedeva? Che una volta che sei marchiato con questa lettera scarlatta, da una parte la banca fa più accantonamenti, non sei entrato in credito deteriorato, ma è stato acceso una posizione sulla un faro sulla posizione, e ugualmente l'accesso al credito per l'azienda marchiata, beh, diventa più complicato. Si può fare credito all'azienda che ha chiesto una misura di forborne, però ovviamente è tutto molto più complicato. Qual è il punto? Che fino adesso, appunto, l'EBA ha detto alle banche, non vi preoccupate, per le moratorie chieste a fronte del Covid non c'è bisogno di marchiare queste posizioni come credito forborne, come credito tollerato. Le congeliamo, finita l'emergenza, ne riparliamo. E questo diventa fondamentale, perché sennò cosa potrebbe succedere? Che il governo da una parte rinnova le moratorie, ma se l'EBA non rinnova a sua volta questo atteggiamento soft, la banca ti dà la moratoria, ma dopo ti deve marchiare con la lettera scarlatta che delle conseguenze sicuramente ci sono, e questo ovviamente non va bene. Quindi su tutti e due i fronti queste misure di emergenza, visto che la pandemia si è prolungata, speriamo ancora per poco, parallelamente le misure di emergenza devono essere parallelamente posticipate, perché sennò ovviamente abbiamo un guaio serio. Beh, questo è sicuramente vero, sarebbe anche importante fare in fretta anche nel dare chiare disposizioni, perché il mondo delle imprese non ne può più di aspettare fino all'ultimo giorno prima di sapere, ecco, non di che morte morirà, ma di che vita potrà vivere, perché speriamo che ci sia una risoluzione in positivo di questa annosa vicenda. Grazie a Ferretti per essere stato con noi, per averci aiutato a fare chiarezza ai nostri ascoltatori su tematiche così delicate ed importanti. Grazie, appuntamento a tutti. Grazie a voi. Grazie.